condivido comunque il fatto che bisogna tentare di andare a controllare, di fare in modo di fermarli prima che arrivino, soprattutto nel momento in cui sono migranti economici, anche perché, guardate, noi abbiamo approvato una relazione proprio due giorni fa, che portava anche il nome dell'ex ministro Chienze, nel quale c'era un dato abbastanza significativo. Diceva che nel 2014 di tutti i migranti economici che sono arrivati in Europa e che dovevano essere rimpatriati, poi ne sono stati rimpatriati, parlo di, a livello europeo, effettivamente solo il 36%. Quindi significa che da allora ci sono, nel 2014, ci sono quindi il 64% di persone che sono migranti economici, quindi sono immigrati clandestini fondamentalmente, e che non sono stati rimpatriati. Da questo punto di vista bisogna, e bisognerebbe anche, che però capissimo quello che vogliamo fare nei confronti di queste persone. Perché se noi fossimo più chiari nel fatto di dire che le persone che sono migranti economici e che evidentemente in questo momento in Europa non possono trovare un futuro migliore, perché sappiamo benissimo la povertà e disoccupazione che c'è anche in tanti popoli europei, se noi fossimo più chiari a far capire che queste persone vengono rimpatriate, probabilmente ci sarebbe anche un po' minor flusso. Nel senso, dico, bisogna talvolta essere anche bravi a far capire a queste persone che se vengono qui non è che abbiamo posto per tutti, che abbiamo disponibilità per tutti, che mettiamo tutti in un albergo, per esempio. Cioè, dovremmo far capire, guardate, se venite sappiate che sicuramente verrete rimpatriati. Purtroppo ci sono alcuni esponenti politici che invece magari dicono no, venite, perché abbiamo necessità. Faccio sempre riferimento alla relazione che abbiamo approvato al Parlamento europeo e che è stata votata da tutti i partiti italiani tranne la Lega, che diceva che è importante che invece ci siano flussi di immigrati perché abbiamo il calo demografico. Allora, se noi capiamo e vogliamo dire a queste persone, parlo dei migranti economici, che qui purtroppo in questo momento, vista anche la situazione economica, non c'è possibilità, lo dobbiamo dire chiaramente e farlo capire anche chiaramente. Cioè, a volte serve anche un po' di propaganda. Se non facciamo così, è evidente che queste persone magari pensano che venendo in Italia possono venire qui, usano lo stato sociale, magari vengono messe in albergo. Ecco, questi messaggi non dobbiamo farli passare, perché altrimenti è evidente che questo flusso non si fermerà mai.